Ha vinto il Taranto, un derby sostanzialmente corretto sia in campo che sugli spalti. La partita, nonostante le insidie del terreno reso pesante dalla pioggia caduta per tutto l'incontro, si è giocata ad un ritmo sostenutissimo. Il Taranto ha monopolizzato l'iniziativa sin dall'avvio nel tentativo di passare in vantaggio. Il Bari ha agito in contropiede e dal 24esimo è riuscito a confezionare la sua migliore azione. Da Bacchina a Belluzzi sulla destra, cross a centro, colpo di testa di Serena di poco alto sulla traversa. Dopo il pericolo il Taranto ha accentuato la spinta offensiva, al 25esimo un tiro di Ferrante terminato di poco fuori e dal 42esimo uno spunto di Fabbri non è stato concluso da una felice esecuzione. Nella ripresa le due squadre hanno badato maggiormente a controllarsi, in special modo il Bari che ha dovuto subire gli attacchi forse confusi ma incessanti del Taranto. Il Bari comunque ha retto bene all'urto della formazione avversaria, la difesa è stata puntuale e tempestiva negli attimi scabrosi, ha avuto nel nuovo acquisto Canestrari il suo punto di forza. Ma quando si è avuta la sensazione che la partita fosse ormai bloccata sullo 0-0, ad 8 minuti dalla fine, al 38esimo, è venuto il gol del Taranto. L'azione la vediamo rallentata. È partita dalla destra, c'è stato un lungo cross, la palla corretta da una deviazione di testa di Serena è giunta a Cannata, che ha tirato prontamente. Il portiere Venturelli non è riuscito ad intercettarla ed ha respinto. E Fagni, subentrato 10 minuti prima a Fabbri, ha anticipato i difensori baresi ed ha messo in rete il gol del successo del Taranto.